Per quanto riguarda Miccoli, vediamo oggi, ieri non ha potuto allenarsi, ho un piccolo fastidio, oggi lo testiamo e vediamo. Su Miccoli non c'è tanti discorsi da fare, il giocatore per me, penso per tutti, è un giocatore di assoluto valore che al Palermo ha fatto delle cose importanti, può essere un valore aggiunto per, anche per quest'anno come lo è stato negli altri anni. Ho sempre parlato dall'inizio che lui deve stare bene, deve trovare la miglior condizione, non avere acciacchi, non avere, perché comunque se no ne diminuiscono la sua potenzialità quando lui recupera su tutti gli aspetti la miglior condizione anche fisica, mentale, di tutti gli aspetti, il giocatore che insomma non è che possiamo discutere. Buongiorno, Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buonasera. Sempre rimanendo in tema Miccoli, è possibile dire, non so se sei d'accordo, comunque che per caratteristiche non è proprio l'attaccante a cui lei è stato abituato nelle sue squadre, nel senso che a lei gli attaccanti, soprattutto esterni, chiede un grande rientro, probabilmente forse Miccoli non riesce a darle questo contributo. Poi la seconda domanda, domani è una partita già fondamentale, nel senso che i tre punti sono l'unico risultato sperabile. Non ho mai pensato di impiegare Miccoli come giocatore esterno, semmai come attaccante centrale. È una squadra che adesso ha fatto queste due partite, noi ci siamo trovati a dover giocare con domani la terza partita in una settimana, quindi con poche possibilità di allenarsi durante tra una gara e l'altra, però io sono già molto contento dell'applicazione, di come insomma hanno interpretato la gara, anche con dei riferimenti anche di natura tattica subito acquisiti, e questo è merito insomma anche dei giocatori, sono giocatori evoluti che hanno delle conoscenze, quello che abbiamo cercato di proporre l'hanno messo per certi aspetti subito in campo, quindi Miccoli, poi noi potremmo arrivare anche a giocare a volte con due punte, a volte questo non è detto, giocheremo sempre, può darsi anche che utilizzeremo una seconda punta. È chiaro che abbiamo bisogno anche, noi non abbiamo amichevoli, non abbiamo partite, dobbiamo fare subito in campionato e cercare di essere più concreti possibile da subito in campionato, poi ci sarà una pausa di mezzo, cioè dopo la partita, insomma, adesso dobbiamo cercare di essere più attaccati possibile a quello che conosciamo, quello che sappiamo e quello che abbiamo fatto bene in queste due partite. Su Chievo è indubbiamente una partita importante, una partita dire fondamentale a più di 30 partite alla fine mi sembra esagerato, però è una partita importante visto la classifica che va affrontata da subito, contano i tre punti, contano come nelle ultime giornate, non è che adesso continuo di meno, quindi ci arriviamo anche con la giusta rabbia, no? Perché insomma sono state per questi risultati iniziali, è una partita difficile come sono tutte quelle del campionato di Serie A, quindi ha dei suoi risvolti insomma di difficoltà, però è chiaro che giochiamo in casa, per noi il fattore campo deve essere fondamentale e dobbiamo farlo valere al meglio, perché qui insomma è dove nasce, poi dove nascono i punti determinanti per poter scalare, insomma, recuperare posizione in classifica. Sono Giovanni Di Marco, Sky Sport, sì. Salve, benvenuto. Le volevo chiedere intanto se questa settimana o quantomeno questi giorni ha lavorato più sull'aspetto tattico che sulla testa dei giocatori, perché immagino insomma che l'umore non sia dei migliori. Poi la seconda cosa, faceva riferimento al fattore campo, fa affidamento anche sui tifosi, premettendo insomma che forse da 10 anni a questa parte è il punto più basso, è inutile nasconderlo, insomma, di affetto o di entusiasmo da parte della piazza. Sì, indubbiamente dopo la partita di Pescara insomma c'era grande delusione, ma soprattutto per come è maturato il risultato. Poi però passa una nottata, poi dopo passa un altro giorno e poi la delusione deve rimbalzare in qualcosa di molto positivo, in qualcosa che se vogliamo anche in rabbia agonistica, in rabbia di capovolgere questo trend di risultati. Il fattore campo per noi diventa importante, sappiamo tutti che non è il momento forse più basso di entusiasmo, però da questo è il momento che partiamo, i primi passi dobbiamo fare noi con le nostre prestazioni, io so che il pubblico di Palermo comunque
è un pubblico appassionato, un pubblico entusiasta della sua squadra e che nelle difficoltà è capace di compattarsi ancora di più, soprattutto se sarà la squadra a, insomma, convincere la propria gente, i propri tifosi, di avere la reazione giusta, e questo poi ci porterà anche ad avere un aiuto da parte del pubblico. Buongiorno, Luigi Butera, Giornale Sicilia e Tutto Sport. Palermo è ultimo in classifica, non c'era mai stato con Zamparini al timone. Lei si era mai trovato in una situazione così difficile, e come si viene fuori in una situazione così difficile? Allora, io nella mia carriera ho dovuto lottare per vincere il campionato e lottare magari in Serie B per, col Crotone, per dovermi salvare magari all'ultima giornata. E così magari è capitato col Genoa di dover cercare di vincere il campionato in B, e magari in Serie A il primo anno soprattutto di partire con l'obiettivo della salvezza. Quindi noi adesso siamo ultimi, per fortuna, come ho detto prima, mancano 33 giornate, quindi questo è un aspetto che ci dà in questo momento, ci lascia un po' di conforto, ma la cosa più importante è partire dalle prestazioni. Quando vedi una squadra che fa le prestazioni che abbiamo fatto, insomma, anche a Pescara o anche a Bergamo, hai qualche fiducia in più, e poi è chiaro che quella è la base dalla quale dobbiamo partire in questo momento e concentrarci solamente sulla partita di domenica. Paolo? Paolo Vania, Corriere dello Sport, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Fino adesso noi ovviamente non abbiamo potuto vedere allenamenti, abbiamo visto soltanto le partite, non so, le potremo vedere in futuro. Volevo un po' capire che tipo di squadra, di approccio, anche soprattutto all'attacco offensivo, ci dobbiamo aspettare. Per esempio il Palermo ha due centrocampisti che sono essenzialmente recuperatori di palla, mentre fanno forse un po' più di fatica a giocare la palla in verticale. Dico, è questo comunque il Palermo che lei vuole in questo momento? È una fase transitoria? Va bene così? Dico, c'è qualcosa da migliorare, soprattutto per il gol, che è una delle cose che sono mancate. E la seconda, è così chiudo, per lei è comunque un ritorno al Barbera sotto un'altra vesta dopo tanti anni, una vesta completamente nuova, quindi pur in questo momento difficile, che tipo di emozione le passerà in quel momento? Dal punto di vista tattico, la prima cosa era cercare di avere un'identità precisa come organizzazione, e questo in entrambe le partite l'abbiamo avuta. Siamo stati carenti, siamo mancati in zona gol, anche se con due partite diverse, una a Bergamo magari non abbiamo creato molto, a Pescara abbiamo avuto delle occasioni veramente importanti, e direi che anche questo è un po' casuale non aver realizzato, nonostante anche abbiamo giocato in 10 per tanto tempo. In questo momento è l'aspetto, ma forse era così anche in precedenza, un po' più carente della squadra, e questo mi sembra abbastanza evidente, no? Cioè, la difficoltà di non dobbiamo cambiare troppo una cosa per poi magari peggiorare quello che di buono abbiamo. Abbiamo bisogno di, attraverso le partite, di chiaramente di andare a migliorarci e andare a toccare anche delle cose, trovare anche delle alternative, però non possiamo fare tutto insieme per non fare confusione. Dobbiamo partire da quello che abbiamo di buono e aggiungere di volta in volta qualcosina, sperando che vada bene. Per quanto riguarda la mia emozione, sicuramente per me è stata già l'emozione tornare a Palermo. E adesso domani credo che nel momento che entrerò in campo sarò talmente concentrato sulla gara che forse avrò meno emozione. Però non nascondo il fatto che qui ho sicuramente il desiderio, proprio l'obiettivo di riuscire a fare un buon lavoro. Per me è fondamentale, per una questione mia anche di orgoglio, oltre che tutto quello che insomma, che è stato anche il mio passato. Salve mister, Marco Gulla, Stadio News. Le chiedo se il problema principale di questa squadra è l'aspetto mentale, la condizione, forse la poca concentrazione negli ultimi minuti di gara. Ci vorrebbe veramente difficile, come abbiamo detto prima, commentare le motivazioni, insomma, di prendere
tre gol di fila che sono costati tanti punti negli ultimi due minuti. Non è una squadra che a livello di concentrazione e attenzione ha dimostrato grande applicabilità, almeno per quello. Per me è stata anche una sorpresa positiva, oltre a quelle che erano le aspettative. Cioè, da subito quelle, insomma, cose che abbiamo preparato, vederle poi realizzate in campo. Sul fatto di aver preso il gol nel finale, insomma, ne abbiamo parlato prima, ci molte, possono essere veramente molte motivazioni. Speriamo, insomma, se è stato tre di fila adesso basta, no? Due senza il tre c'è stato, ora speriamo che incominciamo a vincere le partite, magari nel finale. Volevo un giudizio su Hernandez, cioè uno che si batte, abbiamo visto, però sbaglia tantissimo e probabilmente uno dei problemi è appunto quello di sbagliare tanto sotto porta. A questo ragazzo manca soltanto il gol oppure in una fase anche lui, come dire, di crescita generale? È chiaro che il gol aiuterebbe moltissimo, perché ad esempio giovedì, mercoledì ha avuto almeno, a parte il gol annullato, ha avuto altre due o tre occasioni veramente clamorose, poteva essere nella stessa serata magari dal giocatore che ha mancato tre gol, ne avessi segnati due, era, avrebbe cambiato il morale anche su di lui. Però è un ragazzo che bisogna crederci, io in questo momento non posso permettere che venga perso nessuno, sono tutti giocatori del Palermo e sono tutti disposti a fare qualche cosa in più per riuscire a dare un contributo migliore, compreso Hernandez se faceva gol l'altra sera aveva fatto una grande prestazione, aveva dato veramente tutto. Dobbiamo partire da questa base, dalla voglia anche di un ragazzo che secondo me ha delle doti straordinarie, che può migliorare sotto tanti aspetti, ad esempio come si muove, come si smarca, come può attaccare la profondità, che le sue caratteristiche migliori. Questo lo può fare attraverso il lavoro, lui ha la disponibilità di farlo e noi siamo qui per cercare di migliorarlo al meglio, lui come gli altri, cioè l'obiettivo proprio è quello di far crescere, di tirare fuori il meglio da tutti questi ragazzi che sono qua. Parliamo un po' di Chievo, una partita contro una squadra che non attraversa neanche lei un buon momento, su che piano bisogna metterla? Sul piano dell'intensità, sul piano della calma, della pazienza? E poi volevo chiederle, altra domanda, lei qua trova Dybala, al Genoa aveva avuto il Shaarawy in un più o meno della stessa età, vede delle analogie? La partita col Chievo è una squadra ostica, difficile da affrontare, però anche loro non sono in un gran momento di risultati e questo deve rappresentare comunque un peso e quindi insomma ci deve dare anche la sensazione a noi che se qualche risultato non arriva, qualche problema ce l'hanno e dobbiamo evidenziarlo in una gara che è diventata molto importante, pur riconoscendo che una squadra come tutte le squadre di Carlo e come ormai Chievo da anni è una squadra solida, una squadra sicuramente che in Serie A ha sempre fatto delle annate, delle stagioni importanti. El Shaarawy era un ragazzino che è nato a Savona, è cresciuto nell'ambiente del Genoa e è arrivato a esordire anche a 16 anni, però era a casa. Questo è un ragazzo che è stato preso in un altro mondo, è portato qui. Secondo me è un ragazzo veramente di talento, su di lui c'è un eccesso di valutazione magari che pesa addosso al ragazzo. Fosse stato preso come un ragazzo insomma con una quotazione diversa ci sarebbe meno pressione. Se noi dobbiamo guardare solo la fotografia del giocatore, del ragazzo, è un giocatore di talento che ha bisogno di maturare, di crescere, speriamo lo faccia più in fretta possibile e lo possa fare anche attraverso le partite nel Palermo. Cioè, Piero, qual è il livello della condizione atletica contestualizzata al momento del campionato, cioè all'inizio, e anche valutata in base alla tua visione del calcio, se sei soddisfatto, contento di questa condizione atletica della squadra attuale? No, ma questa è una squadra che cioè di come l'hai trovata praticamente? No, una squadra che sicuramente anche la precedente gestione, conosco Sannino, un allenatore comunque preparato, una squadra che ha lavorato in preparazione